far capire un pochino meglio quanto può essere importante l'uso di un filtro nell'ambito video e foto. Tra l'altro la gamma di filtri Hoya si è allargata di recente sulla fascia alta con un prodotto di grande qualità e praticamente diciamo che la panoramica si compone di 5 linee di prodotto principali che cambiano nel rapporto qualità-prezzo sostanzialmente, ovviamente crescente. Ci sono gli UX di seconda generazione, i Fusion One Next che rappresentano un po' il rinnovo di una linea che era già prima presente in gamma, Fusion Anti-Static che è un'evoluzione della precedente grazie al fatto che presentano un trattamento antistatico idrorepellente molto particolare, e poi ci sono a questo punto due linee di fascia top di gamma che sono HD Mark II nella versione di queste scatole nere che vedi qui esposte, e soprattutto poi HD Nano Mark II che è questa linea nuova appena nata. Ti dicevo che il rapporto qualità-prezzo di queste linee ovviamente è crescente, e io cerco sempre in maniera molto banale di diciamo offrire come spunto di riflessione a chi deve comprare o usare un filtro di valutare sempre il livello qualitativo dell'ottica sulla quale il filtro deve essere montato. Questo perché è un po' come se tu montassi le gomme della 500 su una Ferrari, puoi andare a 200 all'ora ma magari non ti tiene la strada. Ecco, l'idea è esattamente uguale, perché da questo punto di vista qui la qualità del vetro ottico del filtro deve essere adeguata alla qualità del vetro ottico della lente per non farne perdere le caratteristiche. In questo senso spesso e volentieri i filtri sono un po' sottovalutati, perché spesso si cerca di spendere poco per un filtro, e però se poi lo si mette su un'ottica da 2, 3 o più mila euro ovviamente si perde tanto la qualità. In questo senso Hoya nelle due fasce che ti spiegavo prima, soprattutto le fasce top di gamma, invece ha creato e crea dei filtri che non alterano in alcun modo le qualità della lente sottostante, e quindi fanno quello che deve fare un filtro poi sostanzialmente, ovvero proteggere, preservare la lente senza alterarne le qualità poi di ripresa. In questo senso qui la linea HD Nano, quindi quest'ultima appena nata, rappresenta veramente un punto incredibile di sviluppo tecnologico del prodotto, perché nella parola stessa nano indica il fatto che il vetro ottico in questo caso viene sviluppato attraverso l'uso, o meglio l'applicazione della nanotecnologia alla produzione del vetro ottico. L'utilizzo della nanotecnologia consente di ridurre al minimo tutte quelle micro imperfezioni che possono venire fuori nel momento della produzione del vetro ottico, e quindi rende il vetro estremamente più resistente, estremamente più trasparente e di conseguenza anche più facile da pulire. Considera che siamo su un filtro, ad esempio sull'UV, dove abbiamo ben 32 strati antiriflesso, quindi siamo veramente un livello qualitativo pazzesco. Tanto per dartene un'idea, questo è un diametro 67 di un UV e questa è la qualità praticamente del filtro, che ovviamente è come se non ci fosse e fa esattamente quello che deve fare da questo punto di vista il filtro. Ma le particolarità di questa linea, diciamo principe, non si esauriscono qui, perché molto interessante è anche l'aspetto del polarizzatore circolare. Il polarizzatore circolare sulle due linee di fascia alta di Hoya è da apprezzare anche visivamente, perché come è facile vedere assorbe molto meno di un tradizionale polarizzatore, è molto più chiaro. Questo significa che consente il passaggio fino al 25% in più della luce, e in termini fotografici significa praticamente recuperare quasi due stop, quindi anche da un punto di vista prestazionale può essere sicuramente interessante, senza ovviamente alterare la qualità poi di ripresa. Questo per quanto riguarda le linee principali, cioè quando si parla di filtro nelle varie tipologie che possono essere UV, protector o polarizzatori circolari, questo è un po' il panorama diciamo principale della serie che offre Hoya. Poi c'è tutto il mondo invece dei filtri speciali o addirittura degli effetti. In quell'ambito lì si parla tipicamente
variante di neutral density, quindi ND che possono essere o ad assorbimento fisso classici 8, 16, 32, 64, 500 e 1000, oppure il variabile vario ND che OIA fa solo esclusivamente nella serie dei filtri HD, quindi di fascia alta, perché parte dal presupposto, soprattutto in ambito video, che sia assolutamente importante l'ottimale acquisizione dell'immagine già nel momento della ripresa, per tutte le difficoltà che ci possono essere nell'andare a poi operare in post produzione su un video. Già è complicato farlo in ambito fotografico e bisogna saperlo fare, andarlo a fare in ambito video è ancora più complicato sicuramente. Questo è il filtro variabile ND, sostanzialmente, come ti facevo vedere prima, eccolo qua, e ti ripeto, viene prodotto solo nella fascia di filtri più elevate. All'interno della confezione ci sono anche le stanghettine che si possono inserire per facilitare il movimento ovviamente del filtro. Arriva fino a 9 stop, praticamente da 2 a 9 stop di assorbimento, quindi il classico ND variabile, e questo è un po' quello che, diciamo, rappresenta oggi il punto di arrivo anche su questa tipologia di filtri dal punto di vista OIA. Poi c'è tutta la serie dei filtri degli effetti che sono ritornati, erano spariti un po' di anni fa quando appunto si utilizzava più Photoshop, erano spariti i filtri con gli effetti. Poi ci siamo accorti che non tutti sanno usare Photoshop e comunque ci vuole del tempo per poter andare in post produzione su queste cose qui, quindi sono tornati i filtri speciali e non tutti gli effetti si possono ricreare, quindi a partire dal vecchio Softone, che poi ora ha trovato versioni un po' più moderne per utilizzi un po' più specifici, tipo nell'ambito video e cinematografico il Mist Diffuser, tanto per dire, che è uno dei filtri più interessanti a livello di novità che ci possono essere sul mercato in questo momento, ma come anche tanti altri effetti, tipo il filtro fog, quindi la nebbia, piuttosto che gli effetti veri e propri tipo le stelle o gli sparkle, ecco, sono tutti questi effetti qui. E a fianco a questa serie di filtri poi ci sono anche tutti i filtri che sono tornati in auge per il ritorno anche da un punto di vista di una fotografia con una tradizione più analogica, quindi tutti colorati, tanto per dire, per fotografie all'infrarosso, per bilanciamenti dei bianchi. Ecco, è un mondo che ha ritrovato una nuova vita e che ovviamente trova poi la sua esemplificazione da un punto di vista del marchio nell'offerta di tante tipologie di filtri differenti. L'UV è ormai rappresenta un'abitudine, cioè nella testa del fotografo da sempre il filtro è l'UV. Questo viene dal fatto che quando la fotografia era solo analogica, ovviamente il trattamento anti-UV proteggeva l'immagine poi impressa sulla pellicola. Oggigiorno, con l'avvento delle fotocamere digitali, del mondo digitale, tutti i sensori delle fotocamere digitali sono già trattati anti-UV, quindi in realtà non servirebbe utilizzare un filtro con un ulteriore trattamento UV. Ripeto, un po' per tradizione viene comunque chiesto e viene comunque continuato a fare, ma in questo senso qui, sulle fasce, ad eccezione proprio dell'entry level di OIA, tutte le altre serie presentano, oltre all'UV, anche il protector. Il protector è quello che praticamente non deve fare assolutamente niente, ma lo deve fare molto bene, cioè significa che deve semplicemente proteggere la lente senza alterarne le qualità, come dicevamo prima. Quindi più una lente protettiva è di qualità, meno in realtà fa da un punto di vista di alterazione dell'immagine acquisita dalla lente e dalla fotocamera, ma ovviamente la protegge dagli urti. Tra l'altro questi tutti i filtri OIA è il più grande fabbricante al mondo di vetro ottico per tutte le applicazioni, tantissime caratteristiche derivano dall'applicazione oftalmica, cioè della produzione delle lenti per gli occhiali, anche da quel punto di vista lì, quindi in termini di resistenza e test che vengono effettuati sugli urti nei confronti del vetro ottico rispondono a quelli che sono i parametri necessari per la produzione del vetro delle lenti, quindi è un filtro che anche qualora si dovesse rompere non esplode, quindi non crea frammenti, ma è fatto apposta perché si cretti, ma insomma assorba in qualche modo questa frattura. Quindi la differenza fondamentale tra UV e protector alla fine è quello, costa anche un pelino meno dell'UV, per cui può aver senso tante volte scegliere, magari, ecco, investire un pochino di più su un filtro di una serie leggermente maggiore, ma scegliendo magari il protector in maniera tale
tale da essere sicuri che la qualità non viene danneggiata al momento dello scatto.